Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione e benvenuti all'appuntamento. Ci ho scritto notte, ma in realtà è sera. Per quale motivo? Oggi si va in onda un pochino prima perché ho un impegno più tardi al quale non posso mancare, quindi la puntata la devo fare prima e soprattutto sarà un po' più corta, non ho potuto elaborarla come avrei voluto. Però in ogni caso la cosa importante è che ci sono lo stesso e possiamo così commentare questa news. La più importante del pomeriggio, della serata, ovvero le dimissioni di Mike Elliott, chiamiamole se vogliamo, dimissioni dalla Mercedes. Perché il papà della W13, la vettura che ha corso l'anno scorso, e dell'attuale, o per meglio dire, di quella di inizio stagione W14, che è quella che vedete qui, poi pesantemente modificata da James Ellison, praticamente ha dato le dimissioni. Questo quello che è la versione ufficiale. In realtà, che cosa è successo? Nel 2022 Mike Elliott ha proposto questa versione della Mercedes senza pance. E non ha funzionato neanche dopo che hanno dato una pesante aggiustatina al regolamento a totale danno della Ferrari, ci tengo a sottolinearlo. Ebbene, neanche lì hanno cavato fuori un ragno dal buco se non la vittoria in Brasile. Ok? Però poi tu che cosa ti aspetti da un tecnico del genere che comunque aveva preso il posto di un altro tecnico molto molto importante, James Ellison, che non era stato declassato, ma semplicemente aveva detto basta in quel periodo della sua vita ai troppi impegni in Formula 1. Ebbene, si era dedicato ad altro e lui aveva raccolto un'eredità importante. Nonostante buona parte, se non la totalità, del team di ingegneri Mercedes e soprattutto nonostante i piloti non volessero più quel concetto di vettura, lui che cosa ha fatto? Ha ripresentato la W14, cioè che è una monoposto che sia un'evoluzione della precedente, ma il concetto sempre quello era. E quindi a un certo punto, quando è stato chiaro che il progetto era totalmente fallimentare, la Mercedes con un anno di ritardo, io quando lui voleva ancora sviluppare quel concetto, fossi stato in Toto Wolff, l'avrei mandato a casa perché secondo me Toto Wolff ha fatto due grossi errori nella sua carriera. Uno, quello di dare ancora credito a questo tipo di progetto di Mike Elliott. Io avrei richiamato subito James Ellison o quantomeno avrei detto al mio uomo, cerca, mio uomo, ehi, aspettate un attimo, nel senso il mio direttore tecnico, avrei detto. E cambiamo totalmente filosofia perché questa non funziona. Invece, in barba anche a quello che diceva e insisteva tantissimo Lewis Hamilton, è stato riproposto un progetto fallimentare. E Lewis Hamilton l'aveva detto da subito: ragazzi, ho fiducia nel team, ma così non andiamo da nessuna parte. Nonostante gli ingegneri che remavano in un'altra direzione, i piloti nella stessa direzione degli ingegneri che remavano in un'altra direzione, lui si è incaponito e si è giocato una carriera. Toto Wolff lo ha preso, lo ha messo da una parte, gli ha ridimensionato tantissimo i compiti e ha ripromosso e prima ripregato James Ellison di tornare. Scusate, di tornare. Ora, ovviamente uno come Mike Elliott si è visto totalmente ridimensionato nei suoi ruoli e quindi le dimissioni sono state la cosa più ovvia. Adesso dove andrà? Si vocifera in Williams. Poi per piacere non dite in Ferrari perché assolutamente no, non abbiamo bisogno di Mike Elliott, fidatevi, assolutamente no. Si vocifera in Williams, però non è detto neanche che ci vada. Io onestamente in un team tipo la Ferrari o comunque in un team di primo livello non lo prenderei. Anche perché voi direte sì, però
È stato ben 11 anni e mezzo con Mercedes e ha fatto dei progetti vincenti perché a un certo punto è stato lui a progettare le Mercedes che vincevano i mondiali. Sì, questo è vero, però è anche vero che si partiva da una base di notevole vantaggio, soprattutto fino a un certo punto a livello di motore, e quindi si poteva contare su quella base lì, e poi anche a livello di telaistica, di meccanica. Non dimentichiamoci il lavoro di Aldo Costa, che ha costruito veramente una vettura eccezionale, che dove la mettevi stava. È solamente la riduzione della superficie di una parte della vettura importante. Non so se ricordate il cambiamento di regolamento dal 2020 al 2021, ha concesso a Red Bull il recupero, ma quella è stata una manovra fatta per interrompere un dominio che era praticamente oramai diventato noiosissimo. Mercedes, Mercedes, Mercedes. E quello ci ha regalato uno dei mondiali più belli della storia della Formula 1, però purtroppo macchiato, doppiamente macchiato nelle fasi finali. Io direi tranquillamente da Monza in poi. Bene, e questa è la grossa notizia di giornata. Poi vi stavo dicendo qual è il secondo errore grosso di Toto Wolff, ve lo spiego subito: non aver chiamato Russell un anno prima. Perché? Perché lui al posto di Bottas sono sicuro che avrebbe tolto tanti punti a Max Verstappen in Red Bull. Non ho dubbi su questo. Sarebbe stata una spalla molto più valida per Lewis Hamilton, magari con la promessa che dall'anno successivo in poi, dopo il raggiungimento dell'ottavo titolo per il pilota inglese, poteva essere, come dire, spinto al pari del proprio compagno di squadra, cosa che sta avvenendo in realtà da quando è arrivato, però comunque quest'anno Hamilton sta andando molto meglio. Poi andiamo alle anticipazioni per quel che riguarda le caratteristiche del prossimo circuito, ovvero quello di Interlagos. Si correrà domenica. Allora, intanto la Pirelli porterà le mescole di mezzo. Perché? Perché questo è un circuito abbastanza aggressivo sugli pneumatici, quindi questa non è una buona notizia per la Ferrari, e difatti ora parleremo di un discorso legato al motore. Allora, a livello di trazione non è molto impegnativo. Diciamo che ha un grado di impegno per gli pneumatici, anche per quel che riguarda l'aerodinamica della vettura, medio-alto, perché trazione 3, asfalto grip 3. Poi abrasione dell'asfalto molto più importante di quella del Messico 4, da qui la scelta delle mescole più dure. L'evoluzione della pista è importantissima, 4. Lo stress sugli pneumatici 3 e soprattutto al posteriore. Le frenate 3, le spinte laterali, le forze laterali 3, la downforce, quindi l'aerodinamica che verrà scelta sulle vetture 4. Quindi avremo carichi medio-alti. Ci troviamo a 700 metri, non i 2002 di Città del Messico, a 700 metri sul livello del mare. Quindi anche qui l'aria è un po' rarefatta, però non a quei livelli lì. Da qui anche la scelta, nonostante i due lunghi rettilinei, di un carico aerodinamico abbastanza importante. Poi nel video di domani parleremo un po' meglio delle caratteristiche a livello di guida del circuito. Parlavamo di Ferrari. La tappa del Brasile è una tappa importante per fare una scelta, ovvero dimostrare, cioè, vi spiego subito. Se Ferrari cambia motore in Brasile, che cosa significa? Che sta puntando al risultato grosso dove? A Las Vegas. Quindi si gioca il Brasile e possibilmente il secondo posto nel costruttori, perché io vi ho detto è possibile che venga cambiato il motore, però dipende pure come andranno le gare, come andranno le prove libere, le qualifiche, quindi l'andamento. In Messico questa scelta non è stata fatta perché passo ottimo in prove libere. Poi comunque in gara, in qualifica, doppia, cioè prima fila completa, quindi doppia performance, in gara si è scesi un pochettino,
non si è persi i punti, perché se non erro Ferrari e Mercedes hanno fatto gli stessi identici punti, però comunque la Ferrari a livello di bottino di punti non è andata male. Poi in Brasile si vedrà come sarà l'andazzo, e secondo me se Ferrari non sostituirà il motore in Brasile, significa che sta dando, e ci crede, la caccia al secondo posto. Se dovessero cambiare motore in Brasile, allora a quel punto lì, ragazzi, significherebbe che puntano tutto al risultato grosso a Las Vegas, fregandosene della classifica costruttori. Io vi dico la verità, però è solo un mio punto di vista. Io, avendo un team che si chiama Ferrari, secondo, terzo, quarto, poco importa. Per me quello che conta è la vittoria, e allora io mi giocherei tutto per vincere un altro Gran Premio, quello di Las Vegas, e andrei lì con una nuova unità, anzi due per entrambi i piloti, strapompatissime, che magari mi fanno solo quel chilometraggio e poi le posso buttare. Io, se mi chiamassi Ferrari o se guiderei la Ferrari, allora vorrei questo tipo di politica per il mio team. Però, ovviamente, per carità, anche il secondo posto nella classifica costruttori è importante, però se puntiamo al mondiale nel 2024, ma quasi quasi io preferisco il terzo. Per quale motivo? Più ore in galleria del vento, più ore di progettazione di CFD, di utilizzo del CFD, cioè significa avere più ore, più vantaggi da spendere anche nell'arco della stagione con gli sviluppi, con lo studio di nuove parti in galleria del vento. Ecco, io punterei più a fare un risultato grosso in una gara che non al secondo posto nel mondiale, che onestamente, se ti chiami Ferrari, dal secondo posto in giù è solo sconfitta. L'unico risultato che conta è la vittoria. Questo, ripeto, ragazzi, mi scuso se non siete d'accordo con me, ma è il mio personale punto di vista. Avevamo detto puntata breve, stavo scherzando. Andiamo ai test Superbike che sono iniziati. Finita la stagione, ne ricomincia un'altra. E abbiamo il debutto di Nicolò Bulegan in Ducati, poi il ritorno alle gare di Iannone e il debutto con tanto di caduta di Jonathan Rea in Yamaha. Queste le tre cose più importanti che sono successe in giornata. Se avete sentito un tum, ho dato per sbaglio una botta io alla maniglia del cassetto del tavolo. Bene, chiudiamo questa puntata, che comunque sì, dai, è una via di mezzo tra le puntate che faccio di solito e una puntata breve. Diciamo che per Racing Time è una puntata breve, perché voglio presentarvi un altro dei nostri piloti, il bergamasco doc Fabio Fusco. Ragazzi, questo pilota è simpaticissimo, simpaticissimo veramente. I tre motivi che ci indica della sua partecipazione in selezione: l'atmosfera del gruppo. Poi, questo è bello leggerlo, tra noi c'è un equilibrio perfetto di competizione e rispetto, un ambiente ideale per crescere e migliorarsi. Poi, sfidare se stesso, la selezione si basa sulla parità di condizioni, eccetera, eccetera, e poi un'occasione di evasione. Questo è il punto di vista di Fabio Fusco, che saluto con affetto. Bene, ragazzi, tra l'altro è il campione della SN2 Lite di questa stagione, quindi bravo Fabio. Bene, ragazzi, per questa puntata è tutto. Io devo scappare. Noi ci si rivede domani per una nuova puntata, un nuovo video. E nulla, se avete qualche domanda, qualcosa da chiedermi, fatelo nei commenti. Io domani mattina mi prendo un po' di tempo e me li leggo tutti, perlomeno quelli degli ultimi tre video. Mi mando un bacio, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao, ci vediamo domani.